Eccoci tornati in rigorosissima diretta, sono le ore 16.35, quindi era il momento di tornare seri, lasciare da parte i giochi che poi ritroveremo più tardi, cara Deborah Carletti, e parlare di argomenti che interessano al nostro paese. Assolutamente d'accordo, stiamo vivendo in un periodo pandemico, non è una novità, abbiamo toccato il fondo, così si è detto, e lentamente stiamo provando a risalire, ma la situazione è critica e continua ad esserlo nel settore infermieristico. Per questa ragione abbiamo in collegamento con noi Antonio De Palma, il nostro segretario Nursing Up. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti voi. Grazie De Palma per aver accettato il nostro invito. In una sua recente intervista lei ha dichiarato: sono 2 anni di pandemia, ma siamo ancora in emergenza. Purtroppo è ancora così. Sì, siamo in emergenza semplicemente perché, nonostante i proclami, gli infermieri non sono stati assunti a tempo indeterminato. Quelli che ci sono non bastano per sopperire alle esigenze dei servizi ospedalieri e per ora abbiamo paesi europei che fanno incetta di infermieri qui in Italia, giocando sul fatto che gli infermieri italiani sono sottopagati e ne hanno tutte le ragioni perché noi rappresentiamo l'acme della professionalità in Europa e quindi questi paesi sono propensi a pagare i nostri colleghi così come dovrebbe fare l'Italia, che invece preferisce, questa è notizia degli ultimi 3 giorni, preferisce far arrivare infermieri da altri paesi, anche paesi extraeuropei, preferisce far loro dei corsi di formazione in lingua con i risultati che noi possiamo immaginare, se teniamo conto che questi corsi sono svolti Certo. in tempi stretti e sono peraltro corsi online. Ecco, questo fa la nostra bella Italia. Assolutamente. Infatti il consorzio Solco Ravenna ha annunciato ufficialmente l'assunzione di 36 infermieri di nazionalità tunisina e albanese. Diversi sono i problemi in merito, a partire proprio dalla lingua, perché per poter assistere il malato bisogna poterci comunicare al meglio. E non si parla di un semplice corso online di tot ore, si parla proprio di una comunicazione anche non verbale. Vedete, la relazione d'aiuto che caratterizza la professione infermieristica è una relazione molto complessa e fonda proprio le sue basi sulla comunicazione. Una comunicazione che non può essere una comunicazione raggiunta a un livello comunicativo ancora meglio, raggiunto attraverso un mero corso online, quando anche questo corso fosse un corso tenuto bene. Qui non si mette in discussione la tipologia del corso o la durata del corso stesso. Qui si mette in discussione comunque la capacità di questi operatori che arrivano da paesi esteri completamente a digiuno della lingua, di relazionarsi agli anziani, ai bambini, alle persone malate. Anche perché il nostro è un sistema sanitario davvero complesso, ci sono professionisti dappertutto, necessitano soprattutto di figure professionali come le nostre, italiane, completamente diverse rispetto al contesto europeo. Anche l'Olanda cerca le Brava. nostre stesse figure. Lussemburgo, Inghilterra. Ci sono praticamente la maggioranza dei paesi europei è alla ricerca di infermieri, tutti questi paesi vengono in Italia a far spesa di professione infermieristica, ma non è a caso che accade questo. In Italia gli infermieri sono dottori in infermieristica, non accade la stessa in Germania ed è per questo che i teutonici vengono qui in Italia, cioè i nostri infermieri, perché gli infermieri italiani garantiscono l'eccellenza nell'assistenza infermieristica. Il problema si presenta quando noi abbiamo una politica che è ben lunga dall'essere attenta ed accorta a quelle che sono le esigenze della sanità italiana, permette che si verifichi quello che si sta verificando ora, cioè che gli infermieri italiani eccellenze scappino all'estero perché non li pagano e in compenso noi ci andiamo a cercare gli infermieri nei paesi Però extracomunitari. questo Benissimo. succede anche perché purtroppo nel nostro sistema sanitario gli infermieri sono pagati veramente poco, cioè rispetto alla Soprattutto media europea.
soprattutto per questa ragione. Ci dia Vedete, anche dei numeri, però, Presidente, per capire meglio. noi abbiamo lottato ed siamo scesi in campo, abbiamo fatto una grande manifestazione a Roma l'anno Al Circo scorso, Massimo. certo, e siamo riusciti ad ottenere una indennità di specificità infermieristica. In questi giorni, proprio in questi giorni, nell'ambito delle trattative contrattuali, questa indennità è stata quantificata. Ebbene, voi dovete sapere che questa indennità vale poco più di 2 euro lordi al giorno, Sì, poco più di 64 euro al mese, ed è una vergogna. Perché questo tipo di indennità non si dà nemmeno con il massimo rispetto possibile ad una colf o a qualunque altro operatore al quale sicuramente non è richiesta la professionalità e una laurea e un titolo di dottore in infermieristica. Allora, questa è una delle ragioni fondamentali. Se poi alleghiamo anche, tanto per voler continuare sul tema, l'evidenza degli stipendi degli infermieri italiani, che praticamente ormai è notorio, tutti sanno che non superano i 1.460 euro di media, a fronte di stipendi dei colleghi europei che di media viaggiano a 500 euro in più, e stiamo parlando della media più bassa dei colleghi europei, perché se poi prendiamo invece in considerazione l'Olanda con i suoi 2.500-3.000 euro, oppure l'Inghilterra con i suoi 3.000 euro, oppure il Lussemburgo che arriva addirittura a 4.000 euro, o la Germania che corrisponde degli emolumenti per coloro che fanno le notti, che arrivano sino a 3.500 euro netti, perché stiamo parlando di netto, allora Sì. si comprende per quale ragione gli infermieri italiani appena possono scappano. Quelli Certo. che restano non sono in grado ovviamente di garantire il servizio negli ospedali perché sono pochi. Raggiungiamo una carenza strutturale che ormai praticamente vicina alle 85.000 unità e viaggia costantemente tra le 80 e le 100.000 perché dipende, durante il periodo pandemico abbiamo raggiunto anche le 120.000 unità di carenza e questa si procrastina purtroppo per ragioni È di costo, chiaro. non c'è una norma che finalmente dà agli infermieri uno stipendio dignitoso. Non Perché c'è tutela questo sì, anche, non c'è non c'è tutela, ed tutela. ecco anche perché si cambia molto spesso anche lavoro, perché 1.400 euro li guadagna anche un cameriere e non si rischia la vita, giusto, Francesco? Assolutamente sì, tutela, rischiare la vita. De Palma, torno a qualche mese fa, purtroppo gli infermieri sono state anche vittime di aggressioni, addirittura c'è stato un caso al sud in Puglia dove per uno scambio di persona si è riuscita a salvare la vita un infermiere addirittura da un tentato omicidio. È vero, non solo è vero questo, ma vi dirò di più. Solo 20 giorni fa, giorno più, giorno meno, ad una collega a Roma è stata asportata una falange con un morso da parte di un Con paziente. un Vedete, io morso. oggi con un morso. Qui siamo a fenomeni a dir poco tribali che nulla hanno a che vedere con una società civile, ma sono fatti che si verificano. Io oggi ero in Senato per un'audizione relativa al riconoscimento della professione infermieristica tra le attività usuranti e mi richiamavo proprio la violenza che gli infermieri subiscono ogni giorno. Noi abbiamo condotto un'indagine nel 2019 con l'Organizzazione Mondiale della Sanità, dalla quale è emerso che gli infermieri italiani sono gli operatori che più di altri, gli operatori sanitari che più di altri subiscono questo fenomeno della violenza. Addirittura il 4% di quelli che hanno risposto hanno riferito di essere stati minacciati con un'arma da fuoco. Siamo all'assurdo. Noi l'abbiamo organizzato anche contro il fenomeno della violenza, una serie di manifestazioni che si terranno durante il mese di marzo su tutto il territorio nazionale perché esiste una legge, ma è assolutamente insufficiente. Certo, bisognerebbe lavorare per averne una che possa integrare tanti diritti. Facciamo un po' di ordine con il servizio di Aurora Vena. Chi taglia l'assistenza taglia vite umane. Si può riassumere così, con questo disperato slogan, il grido di allarme degli infermieri, osannati dalla narrazione pandemica ma dimenticati dalle istituzioni.
Una professione vessata, secondo Antonio De Palma, presidente di Nursing Up, il sindacato che ha annunciato lo sciopero nazionale della categoria il prossimo 8 aprile. Da nord a sud si preannuncia dunque un venerdì nero per ospedali e presidi sanitari. Nelle buste paga dei lavoratori che hanno trascorso i 2 anni di pandemia in prima linea c'è stato sì un aumento, ma non quello sperato. Appena 26 centesimi lordi in più per ogni ora di indennità di lavoro notturno e poco meno di 1 euro per quella di pronta disponibilità. La mobilitazione del prossimo 8 aprile sarà accompagnata anche dal blocco degli straordinari, con 6 giorni in cui molti diranno no ai turni extra, sempre più necessari per sopperire alla cronica mancanza di personale. Una carenza pari a 60.000 unità, secondo la Federazione Nazionale Ordini delle Professioni Infermieristiche, 27.000 al nord, 13.000 al centro e oltre 23.000 al sud e nelle isole. Secondo l'AFNOPI, la valorizzazione del personale è una condizione indispensabile per accompagnare i grandi processi di innovazione del sistema sanitario nazionale. Per ora lo sanno bene gli altri paesi europei, dove c'è un atteggiamento ben diverso verso questi professionisti. Basti pensare che dopo Inghilterra, Germania, Lussemburgo e la vicinissima Svizzera, alla lunga lista dei corteggiatori degli operatori sanitari made in Italy si è aggiunta anche l'Olanda. Paesi pronti a costruire ponti d'oro per gli infermieri italiani, pur di inserire le nostre ambite professionalità all'interno dei propri ospedali. L'abbiamo ascoltato dal servizio, dottor De Palma, 26 centesimi, questa è veramente una vergogna dopo tutto ciò che hanno fatto, che hanno sostenuto gli infermieri, di cui ricordo 183.000 sono stati infettati dal SARS-CoV-2 e tanti altri invece ci hanno lasciato la loro pelle. Sì, è proprio la denuncia che noi abbiamo lanciato non appena in fase di trattativa, perché in questi giorni stiamo trattando in ARAN il rinnovo del contratto nazionale della sanità pubblica, quando ci è stato proposto l'aumento dell'indennità di lavoro notturno di 26 centesimi, praticamente saltati sul tavolo, è proprio il caso di dirlo, e senza mezzi termini. Noi non accettiamo questa mancanza proprio di rispetto per la categoria. Non si può dire che un infermiere viene retribuito con un importo di questo tipo, rappresenta per noi un'offesa, quindi non si pensi di poter firmare un contratto confermando ipotesi di questo tipo relative ai infermieri al lavoro infermieri. In Svizzera però tempo fa c'è stato un referendum proprio sull'aumento dello stipendio per gli infermieri, o sbaglio? Perché anche nel servizio si parlava della vicinanza svizzera che prende i nostri infermieri, poi lì... Ponti d'oro per gli infermieri che vogliono italiani. Cambiare. In Svizzera hanno fatto anche di più. Allora, sì, è vero, la Svizzera ha promosso un referendum e i cittadini stessi hanno votato a favore di una valorizzazione della professione infermieristica, e la Svizzera poi ha fatto anche di più, come dicevo, perché la Svizzera, oltre a dare stipendi importanti che raggiungono appunto i 3.000 euro netti al mese, ha anche assoldato dei recruiter in qualche modo, cioè dei soggetti che ha sguinzagliato in Italia per acquisire la disponibilità degli infermieri, ed ha anche stabilito degli importi che corrisponde a questi soggetti per ogni infermiere che dall'Italia viene portato in Svizzera. Certo, quindi è proprio per questa ragione che l'8 di aprile sì, del 2022, tra poco più di un mese e mezzo, scenderete in piazza nuovamente con uno sciopero di 24 ore e poi non solo, come ha detto anche il servizio, 6 giorni di sciopero dello straordinario, che possiamo ricordare che gli infermieri molte ore lavorano proprio così, per coprire anche dei turni, per coprire degli infermieri che in realtà non ci sono nelle corsie. Sì, è proprio così. Siamo stati costretti a proclamare questo sciopero perché abbiamo una serie di doglianze e di richieste alle quali la politica aveva in qualche maniera, che aveva condiviso all'inizio, ma poi, come si suol dire, passato il momento, evidentemente si sono dimenticati delle promesse fatte agli infermieri.
Hanno preferito qualificarci come eroi, come angeli delle corsie, perché in questo modo è più facile evitare di riconoscere la nostra professionalità e quello che dalla professionalità discende, cioè uno stipendio dignitoso. Noi rimandiamo al mittente gli elogi che sono arrivati da parte della politica, li rimandiamo al mittente, li abbiamo rimandati al mittente all'origine. Se questo è il modo per sgravarsi della responsabilità di riconoscere la professionalità degli infermieri e quindi i loro stipendi, noi rimandiamo al mittente gli elogi che sono arrivati perché non abbiamo bisogno. Noi siamo professionisti, non siamo eroi, ma come professionisti vogliamo essere retribuiti. Se la strada per non retribuirci è qualificarci come eroi, questo i politici lo tengano per loro, evitino proprio di parlarne. Quali sono le promesse che vi sono state fatte? Quali sono i punti cardini che non sono stati però rispettati dalle istituzioni? E quali sono i punti che vi danno speranza? Ma c'è stato un periodo, è noto a tutti, in cui tutti i politici, da qualsiasi parte provenisse la voce, dicevano che gli infermieri, che tanto si erano spesi e che avevano portato avanti questo servizio sanitario, anche nei momenti legati, caratterizzati soprattutto all'inizio dall'estrema disorganizzazione, quando appena è arrivato il Covid, gli infermieri, non dimentichiamo che sono stati costretti ad andare in corsia mettendosi delle buste attorno, che utilizzavano come tute di contenimento perché le tute di contenimento non c'erano, per non parlare delle mascherine che mancavano, per non parlare delle migliaia e migliaia di infermieri che si sono ammalati proprio perché mancavano le mascherine. E quando poi hanno cominciato a mandare le mascherine nei reparti, arrivavano delle mascherine inidonee, per cui tanta è la gente che ha patito, tanti sono i professionisti che hanno Quanti patito. però a questo punto si sono riferiti anche al sindacato, hanno chiamato e hanno detto c'è questo problema, ci aiutate? Quanti di loro lo hanno realmente fatto e non hanno avuto paura? Vi dirò di più, una infinità di infermieri ha fatto questo e non dimentichiamo che gli infermieri sono stati tra i pochi che a un certo punto della pandemia, mettendo anche da parte i loro diritti e i loro doveri, hanno pensato esclusivamente al paziente, al cittadino e che cosa hanno fatto? Non avendo disponibilità di mascherine e di tute di contenimento, hanno messo le mani nelle loro tasche, le hanno acquistati e sono stati gli infermieri del Nursing Up che hanno mandato le tute contenitive alle regioni che più ne avevano bisogno, parliamo della Lombardia, ma anche dell'Emilia-Romagna, del Veneto, del Piemonte. Ebbene, gli infermieri italiani sono anche questo. Non solo chiedono un'integrazione dei loro magri stipendi, ma di fronte al bisogno hanno avuto la coscienza e il senso civico di mettersi le mani in tasca e di pagare di persona le tute che lo Stato non era in grado di garantire agli ospedali. Forse anche per questa ragione Però, sono stati definiti da molti eroi. esatto. Poi oltre 87, 88 decessi, non so quanti mila contagiati, oltre 110.000, sbaglio a fare questi numeri, c'è qualcosina in più, in meno? Molti di più di 110.000 perché ci sono quelli ufficiali che già superano, sono più o meno 158.000, ma poi ci sono tutti quelli che si sono ammalati ma stavano fuori da liberi professionisti, ad esempio, cioè che non stavano dentro l'ospedale e quindi questi non rientrano tra i conteggi ufficiali effettuati. Poi ce ne sono alcuni, soprattutto quelli che si sono ammalati in prima battuta, che non sono stati neanche inseriti negli elenchi Certo. e quindi sono molti di più. Certo. Poi non abbiamo parlato di un altro tema caldo, ossia le violenze fisiche e psicologiche degli infermieri, quelli che lavorano nei pronto soccorso, Quelle le abbiamo quelli che raccontate purtroppo. prima e c'è Sì. addirittura con le armi da fuoco. Ecco, torniamo esattamente su questo, Deborah, perché addirittura delle minacce con delle armi da fuoco, De Palma, veramente la tutela è zero. Qual è la Ma situazione negli ospedali italiani? e poi è la soprattutto, c'è differenza nord e sud e centro? No, questi fenomeni si verificano in maniera, potremmo definire paradossalmente equanime, sono veramente delle modeste differenze. Il problema sta nel fatto che gli infermieri sono quelli che più di altri rischiano perché sono quelli che praticamente accolgono il paziente ed accolgono i parenti dei pazienti. E di fatto
questi fenomeni si sono acuiti anche da quando è stata approvata una legge che ha se no un anno e mezzo di vita, che noi abbiamo contestato perché è una legge che ha acuito le pene per chi si macchia del reato di aggressione nei confronti dei sanitari, ma non ha fatto nulla che consentisse una prevenzione contro questi fenomeni, contro queste aggressioni. Vedete, una volta esistevano nei nosocomi, negli ospedali pubblici, attigui ai pronto soccorso, i posti di polizia, i Non ci posti di sono più adesso, agenzie No. private di vigilanza ci sono. Ma no, ma magari ci fossero in tutte le aziende, in tutti gli ospedali, perché le Ah, agenzie però. private ci sono, ma non certo per proteggere il personale dai fenomeni di aggressione. Noi abbiamo chiesto che vengano ripristinati i posti di pubblica sicurezza. Intanto perché sono funzionali alle attività di pronto soccorso, perché si fa attività di refertazione che va consegnata alla pubblica sicurezza e questo era il motivo per cui c'erano in origine. E poi perché fanno da deterrente, perché chi va lì con l'intenzione di aggredire, sapendo che c'è un posto di polizia ed essendoci nella disponibilità agenti di pubblica sicurezza che possono intervenire subito, in qualche maniera viene distratto e viene distolto Giusto, da quel ha toccato tipo un di. punto fondamentale che possono intervenire subito, perché poi ci sono delle regolamentazioni particolari anche lì rispetto agli istituti di vigilanza privati, De Palma. Certo, ma noi quello che abbiamo chiesto è, da un lato, il ripristino di questi posti di pubblica sicurezza, dall'altro le aziende sanitarie si attrezzino e anche se desiderano, se vogliono, diano l'incarico ad istituti di sicurezza che però abbiano come mandato quello della protezione del personale, nel senso che bisogna organizzare dei servizi che su richiesta abbiano la possibilità di intervenire tempestivamente per proteggere gli operatori sanitari da eventuali aggressioni. Non serve creare, come ha fatto la legge, degli osservatori che lavorano ex post, perché osservare il fenomeno una volta che sia verificato non ridarà certo la falange alla collega alla quale è stato Certo. morso. Tantomeno ridarà la vita a quell'infermiere che magari per errore subisce determinate vessazioni fino addirittura a rimetterci la pelle, ad essere proprio felici. Un'ultima domanda, che fine ha fatto invece il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presentato, ma soprattutto la missione 6? Adesso, quali sono le prospettive? Al momento ancora non siamo in grado di dire per quello che attiene l'infermieristica, la professione infermieristica e i piani operativi all'interno delle aziende sanitarie cosa accadrà. Siamo ancora in attesa che questo PNRR esploda nella concretezza dell'organizzazione delle aziende sanitarie italiane. Vedremo cosa accade nei prossimi giorni e saremo pronti nel caso a parlarne e avete la mia piena disponibilità a discuterne. Grazie mille, grazie davvero De Palma. Noi non vediamo l'ora di poter continuare a battere il ferro su questo argomento perché ne vale davvero la pena, ne Sì, ci vale hanno davvero la pena. aiutato, noi cercheremo anche attraverso l'informazione di aiutare loro in questo percorso, in questa lotta. Ricordiamo l'8 di aprile, una nuova protesta di 24 ore e 6 giorni invece di straordinari sospesi. In un momento abbastanza delicato, questo per far capire quanto comunque gli infermieri ci sono stati, ci saranno comunque, ma devono essere tutelati. Ringraziamo allora Antonio De Palma, segretario Nursing Up, per essere stato qui con noi sul 264 del Digitale Terrestre. Grazie a voi e grazie ai telespettatori. Buon lavoro De Palma, grazie davvero. Allora, Deborah, tra 2 minuti ce ne andiamo in pubblicità. Questi 2 minuti però noi li spenderemo ascoltando anche la voce del personaggio misterioso con cui giocheremo insieme a Paola Aspri alle ore 19. 19 19. puntuali qui sul 264 e sentiamo la voce. There's so many good memories now. You know, when you have a bad time, the most instant thing, your first emotion is to remember the bad times. And I've got all that out of my system now. And I'm just remembering good times. And it's like, remember when we did that? Remember when we did that? What a laugh that was! Cioè, io sono lì messa come lui, cioè, ma com'è possibile che una persona riesca a capire da questo video, il ragazzo, ora non più tanto ragazzo, era Hai giovanissimo. visto mo quanto è invecchiato?
Invecchiano tutti, l'età Basta va per tutti. avanti per tutti, Però se ci fate verissimo. caso, guardate queste luci quanto mi rendono bianco. Io in realtà non sono così bianco, Sì, e lei non è così sì. colorata, Io lei non non è sono così così gialla colorata, è come un il po' più bianco, Simpson. è appunto come Matt Groening, di cui oggi è il compleanno. No, dicevamo, possiamo rivedere solamente il video senza l'audio, che nel frattempo ci siamo noi che spieghiamo, perché chiedo alla regia, per favore. Allora, guardate bene, c'è questo ragazzo giovanissimo, la maglia è rossa, Deborah. Sembra quello di Dawson Creek. Ma l'hai detto, l'hai detto, l'hai svelato. Ma Ha non è svelato. lui, non è vero! No, però se lo possiamo vedere, c'è in basso, eccolo qui, vedi che c'è uno stemma sulla maglia? Ok, lo stemma l'abbiamo visto. Se invece vediamo l'immagine, abbiamo detto che nell'immagine, non nel video, il personaggio indossa, o meglio, mostra una maglia albiceleste Ma io dell'Argentina. non capisco Ma perché quello vuoi stemma, dare. però, in realtà è dei Tre Leoni dell'Inghilterra. Parla inglese. Che c'entrerà col mondo del calcio? Se veste col Ma mondo. no, Ma non come sviare i no? nostri telespettatori, Ma non perché sviare? Dico, sviarli. c'entrerà, punto di domanda? Non lo so. Andiamo in pubblicità, schiaritevi le idee nel mentre.